Nella livida luce del crepuscolo, la facciata di Palazzo Ducale si copre di segni misteriosi. Sono gli effetti delle onde radio lanciate dalla torretta della Compagnia della Vela a San Giorgio attraverso il bacino San Marco. Dalla loggia, l'astrofisico veneziano Fabrizio Tamburini attende col fiato sospeso l'esito di un esperimento rivoluzionario. Per la prima volta due canali radio vengono trasmessi sulla stessa frequenza utilizzando una proprietà del campo magnetico finora sconosciuta. A sancire il successo dell'esperimento è lo stesso suono che 115 anni fa avvertì Guglielmo Marconi di essere riuscito a lanciare il primo segnale radio della storia. Mandate lo sparo! Via lo sparo! Quello che abbiamo fatto è di dimostrare che ci sono altre proprietà del campo elettromagnetico, quindi delle onde radio, della luce, così, che non sono mai state sfruttate. Abbiamo messo su un sistema di trasmissione che usa la vorticità del campo elettromagnetico e questa vorticità permette di implementare più canali sulla stessa frequenza. Una scoperta rivoluzionaria dalle conseguenze ancora inimmaginabili. A parte le applicazioni che stiamo facendo con l'Università di Padova, con applicazioni anche biomediche o astrofisiche e tutto il resto, le cose più interessanti adesso, in questo momento, che abbiamo dimostrato sono quelle legate alle telecomunicazioni e anche alla telefonia mobile, per esempio. Un esperimento che lo scienziato da premio Nobel avrebbe potuto effettuare in qualsiasi nazione, guadagnando senz'altro di più del suo modestissimo stipendio da ricercatore precario dell'Università di Padova. Non esiste, sorride Tamburini, mostrando con orgoglio la sua maglietta 100% venezian, regalo dell'associazione venezia.com a un iscritto di lunga data. Sono nato e sono orgoglioso di essere venezian, anche se profugo e cipressina temporaneamente. Tra le conclusioni dell'esperimento ce n'è dunque almeno una che tutti possono comprendere, anche chi di scienza ne mastica poco o niente. Questa sera, oltre alla dimostrazione scientifica, c'è stata anche una dimostrazione che Venezia, seppur sommersa di problemi, Venezia ha saputo ancora una volta essere al centro del mondo e i cittadini veneziani hanno saputo dare qualcosa al mondo.